settima di campionato, Derby Sports, torniamo in Serie B e prendiamo il Daytime, una delle squadre all'inizio della stagione che i bookmaker davano sicuramente tra le favorite dopo la possibilità di aver giocato nella Serie A, una delle favorite che in questo momento ha avuto un paio di battute d'arresto che l'hanno portata in terza posizione, in attesa anche del recupero del Lionsheart che vuole riconquistarsi la testa della classifica. Anche oggi una partita male, si erano portati in svantaggio di 2-0 contro il Noram, ma ci raccontano direttamente Stefano e Davide com'è stata la rimonta per arrivare al finale 3-2 che gli dà la possibilità di vedere la fine del tunnel. Beh, evidentemente la partita è iniziata davvero male, eravamo sotto 2-0, 1-0 primo tempo, ho fatto subito 2-0. La cosa che come sempre nel calcio è che abbiamo preso 4 pali il primo tempo, non è mai entrata, loro 2 tiri e 2 gol per quanto mi riguarda. Però poi abbiamo reagito bene, sono riuscito a fare l'1-1, ci ha dato l'1-1, in realtà il 2-1, poi ci ha dato fiducia, il 2-2 e poi fortunatamente ho messo dentro una punizione per il 3-2, però piattone sicuro. Piattone sicuro, però il nostro fantastico portiere Davide ci ha salvato la partita. 7,5 in pagella. Io lo darei stavolta. Prendo sempre 6,5 sicuro, almeno questa volta un 7,5 ci starebbe, dai, me lo autodò. Nel fuori onda parlavamo anche della nazionale ed è un segnale chiaro che Davide manda ai selezionatori un occhio anche alla Serie B, perché per far compagnia a Maci e agli altri come ruolo numero uno della nazionale si candida anche lui. Certo, io mi candido, voglio giocare, voglio provare. Beh, ma Buffon senza Barzagli non è nessuno, quindi vorrei andare anche in nazionale. Noi ci candidiamo, qualcuno, non so, vogliamo fare una petizione, dei voti, non lo so, quello che volete. Arrivano le prime candidature online, un po' come si muove oggi tutta la TV, faremo un televoto per portare anche il Daytime alla nazionale del Derby Sports. Intanto, un buon campionato anche a loro. Ciao, grazie.